Ben ritrovati con Trading Power, il martedì è il giorno in cui abbiamo Giovanni Lapidari e non sapete cosa ci dirà oggi. Ciao Giovanni, come va? Ciao, bene, tutto a posto. Non ho fatto la barba nel modo giusto, è solo fatta per metà, è rimasto questo pizzetto da così, da intellettuale del PD. Però dai, Ci fighissimo, sono fighissimo. cose, cioè, la Cina, hai visto la Cina che per muovere l'economia, che la prevedono 2019, una forchetta tra 6, 6 e 5, dopo che l'anno scorso è stata ai minimi degli ultimi 28 Sì. anni, quando ho letto come vogliono aumentare, far salire, insomma, mettere in moto l'economia cinese, deficit spending, taglio delle tasse ai privati e alle aziende. Ho detto, ma questo mi sembra già, insomma... Ci piace, a noi ci piacerebbe. Quindi, questa è la Cina. Saluto intanto Mauro PT, Agostino, Marco, Gianni, Antonio, William e cominciamo con la sigla, facciamo le cose per bene perché c'è una sigla di Trading Power con mercati che si stanno movimentando, la sterlina che rischia di andare sotto 1,31. Andiamo con la sigla di Trading Power. Eccoci qui. Buongiorno a Maurizio, a Marcela, Antonio. Oggi non so, penso che sarà questa sensazione sarà una diretta particolare oggi. Ho Sì. appena letto che una donna ha votato 11 volte alle primarie del PD andando a votare in gazebo diversi. Parto subito, ne stavamo parlando con Giovanni poco prima della diretta. Faccio vedere intanto quello che è il gruppo Traders, che da poco abbiamo anche superato la soglia dei 700 iscritti. Qui vedete, Giovanni è molto attivo, devo dire. A parte il fatto, Giovanni, hai scritto Renata, cioè, Sì, davvero. Modificalo. Dopo te lo modifico. modifica un po', Renata. Poi vi faccio una proposta, dopo la dico in trasmissione da Renatone, che poi la proposta che sta subito dopo in sotto, ovvero Esatto. stiamo organizzando solo per il gruppo, vedete, Traders il webinar giovedì 7 marzo ore 16. Io faccio moderatore. Giovanni, se vuoi, ovviamente sei benvenuto, quindi partecipi. Se vieni, insomma, Per il 7 non ce la farei, no, ma poi la mia proposta, ne abbiamo parlato prima. Faremo delle altre cose, dai, faremo delle altre cose. quindi, comunque, io sono il moderatore, quindi tutti coloro che partecipano attivamente mettendo analisi, trade, formazione, insomma, articoli, è un momento così in cui lo passiamo insieme alle ore 16 giovedì e quindi insomma, voi, io sarò solo lì, passerò, cercherò di tenervi sotto controllo. Ti do un titolo per il webinar. Io intanto lo metto nella chat il link per partecipare al gruppo Traders, perché solo chi è iscritto a Traders può accedere ovviamente a questa informazione. Dicevi Giovanni? Ti do un titolo per il webinar. Al di là del fatto che tu sia una persona educata e siamo tutte persone educate e sappiamo stare nel nostro mondo, devi cambiare titolo. Vuoi il boom di iscritti? Cambia il titolo al webinar. Non devi scrivere il webinar dedicato ai membri del gruppo Traders per discutere analisi e operatività. È un titolo bellissimo, è meraviglioso, è un titolo corretto, è un titolo democristiano. Devi mettere un titolo accattivante. Chi ce l'ha più lungo se la tira. Vuoi scommettere che fai veramente il boom degli iscritti? Dopodiché vado a vedere intanto una domanda di Efi che mi piace molto. Intanto questo è Vediamo uno le spazio dedicato al compressione gruppo in Trader. H1. Ehi, qui. Un'iniziativa simile alla tua, possiamo farla generica, invitando un po' tutti. Questo è giusto uno spazio per i traders, per il gruppo chi è iscritto a Traders. Poi vedremo anche un webinar pubblico con il titolo che hai detto tu e vediamo insomma a quel E punto. vediamo cosa viene fuori, e vediamo cosa Benissimo. viene Intanto fuori. Giovanni ti passo il controllo del monitor, hai già letto tu la domanda di Efi, mi raccomando Sì, interagite con noi attraverso la finestra delle domande se usiamo volete. l'operatività su Fuzzy MIB.
attiviamo pure il microfono, se volete, se lo avete attivo, vi attiviamo pure la voce e quindi vi diamo facoltà di parlare. Pensate, potete Così parlare anche potete voi. esistere, al di là dei, magari dei nick falsi che uno può avere, no? Siete veri. Dai, Allora, dai. andiamo sulla domanda di Efi, operativamente parlando, non c'è un triangolo, Efi? Aspetta, la Guarda che leggo io... perché la gente non può leggere. Salve a tutti, Ah, Giovanni Fucchiolibet, un ok. triangolo di compressione in H1, 30 minuti, 15 minuti, che ne pensi? È vero, ma se tu guardi la struttura di questo triangolo, è contenuto dentro un megafono. Quindi, se il triangolo ha una figura di compressione, ma se il megafono ha una figura di espansione, dove sta il triangolo? Viene prima il megafono o viene prima il triangolo? In questo caso viene prima il megafono, perché il triangolo è contenuto dentro, è inside. Quindi comanda il megafono, a mio modo di vedere, perché ha un tempo maggiore, più vecchio. Secondo me, anche guardando la struttura H1, questo è un Fuzzy-MIB che vuole probabilmente andare a fare un test della base di questo triangolo. Sì, ok, sul grafico a linea Sì, è aggiunto il grafico e lineare. famolo sul grafico a linea, ci mancherebbe altro. Non cambia nulla, ma neanche per idea, perché se tu vai a vederlo, c'hai un robo qua e c'hai un robo qua. Quindi in realtà tu hai quel triangolo che dici te, ma il tuo triangolo dove lo vai a prendere? Dove lo prendi il triangolo? Lo prendi qua? Devi attaccarlo a un estremo. Lo prendi qua? Non va bene. Allora dove lo prendi? Lo prendi qui. E allora se lo prendi qui, ok. Ok, c'è un triangolo più vecchio che preannuncia un'esplosione di volatilità che nel breve, perché a questo punto comanda il triangolo rispetto al megafono, si tratta semplicemente di sapere da dove li vogliamo far partire. Io non avendo da te tutte Ha scritto ok, le bravo, quindi hai insomma. Alla fine fra gente a modino ci si capisce. Quindi in realtà il megafono nel breve anticipa quello che potrebbe essere una recrudescenza di volatilità da parte del nostro indice, un po' come il grafico a 5 minuti a volte ti fa vedere delle cose che poi l'orario recepisce dopo. E quindi posso andare in conflitto l'indicazione di tempo. Questa è una domanda interessante, perché secondo me ha ragione. Ti dico però una cosa: questo dal punto di vista dell'analisi grafica è una tua valutazione molto corretta. Dal punto di vista dell'analisi algoritmica, che comunque un pochettino insieme alla grafica va messa, da un lato per il momento il Fuzzy-MIB sta lavorando in rottura di una trend line più lunga e quindi direi di fare attenzione, che è quella che ti sto disegnando adesso. E la leviamo di torno. Dall'altro lato, però, c'è qualche cosa che rende i mercati ancora non pronti a questa discesa, a parte il nostro. Sul nostro c'è una forte divergenza di sentiment, cioè la mano primaria sta scaricando, è questa blu. Però per il momento la mano secondaria non sta comprando la discesa della mano primaria, però la mano primaria scarica. La mano secondaria in realtà segue il trend sull'H1. Qualcuno si sbaglia, ma non è che qualcuno si sbaglia. La mia idea è che il mercato, almeno in Europa, stia molto aspettando Draghi, stia aspettando la riunione di domani, perché Dopo domani domani. si cerca di capire se arrivano Dopo soldi. domani, dopo domani. Efi dice: anche se allunghi la trend line, ma a questo punto noi cosa vogliamo fare? Un'analisi di quello che è successo nell'ultime settimana, 2 settimane, o facciamo un'analisi di lungo? Perché se facciamo un'analisi mensile, che va benissimo, ancora più bella sarebbe, attenzione Efi, io dico papale papale, se allunghi il time frame di riferimento, nell'intraday sta roba non ti serve a niente. Domanda: quanto del trading che facciamo tutti i giorni o che tutti i giorni passo sui mercati è intraday e quanto del trading che ogni giorno passo sui mercati invece sono posizioni più lunghe? Sappi che 2/3 gli scambi giornalieri sono scambi intraday. Quindi attenzione che l'intraday non è soltanto la nostra mania di scalmanati dello schermo e del grafico, come diceva un collega sul gruppo Traders di Renato poco fa, ludopatici. Ha ragione, mettiamola così. Ma al tempo stesso, saper leggere l'intraday, ad
aiuta anche a contestualizzare le cose. Per esempio, il DAX c'è un livello a 5,60 che ha provato a romperlo e poi non ci è riuscito perché il mercato ancora sta un po' facendo delle scommesse. Però cerchiamo di vedere poi dove andremo a cascare. Ecco, nel Intanto frattempo. salutiamo Pasquale, Natalia, Mattia che scrive carta mangia sasso in merito a quando tu parlavi dei vari possibili configurazioni grafiche. Walter, buon pomeriggio. Tra l'altro, adesso con la coda dell'occhio vedevo qui su CNBC America che stanno proponendo una tassa sulle transazioni trading, una tassa Wall Street. Non ho capito bene, poi vabbè, vedrò di indagare. Buongiorno anche a Donatello. E ancora Efi, Giovanni, volevo solo il tuo parere, anche io so che ancora è presto per giudicare un eventuale short di medio tempo. E quindi, insomma, va bene, va bene, va bene, va Vediamo. bene. Giovanni, ne abbiamo parlato tantissimo negli ultimi martedì. Volatilità. Che cosa è successo ieri a Wall Street quando a un certo punto del pomeriggio si era partita la settimana, tutti felici e contenti, hanno risolto i problemi, dazi, andiamo verso la soluzione, e poi boom, si è ritornata la volatilità, almeno ieri, insomma, 500 oltre punti di escursione Dow Jones. Cosa è successo ieri? Ho visto che anche ieri nel gruppo. Quando a un certo punto, soprattutto il Dow Jones ha fatto sta roba orribile qui, molti colleghi chiedevano: ma che è successo? E in realtà non eri l'unico a non avere notizie, non c'erano notizie. Io potrei fare il fenomeno del giorno dopo, però chi mi segue sul mio sito sa che ieri avevo dato degli alert precisi. Le borse probabilmente hanno da scendere alla rottura di 620 DAX, c'erano proprio dei livelli piuttosto precisi, che almeno per l'Europa avevo individuato correttamente, e 2802 di S&P 500, questo me lo ricordo. L'avevo fatto proiettando dei file di segnali, perché adesso uso dei sistemi previsionali. Qui diciamo una grossa bestemmia, perché si dice sempre che le previsioni non vanno fatte, ma secondo me invece le previsioni, quantomeno per avere un quadro mentale di riferimento, vanno fatte. Poi bisogna alle previsioni non affezionarsi, ma questo è un altro tipo di discorso. Ti dico come la vedo. Per me sono pattern di prezzo tecnici. Cioè non ho visto niente da parte delle news che non fosse in un certo senso non prezzato dal mercato. Però se prendi per esempio il Dow Jones, che è un indice che noi abbiamo l'obbligo di seguire, cioè, qui c'è una salita incredibile a metà febbraio, poi una fase, ma tutta questa fase che il Dow Jones ha creato e che io adesso vado a prendere con questa trendline qui, è una fase in realtà di stabilità all'interno di volatilità, per rispondere alla tua domanda. Il Dow ha fatto uno scherzetto, da un lato ha accumulato rompendo questo triangolo, ma quello che mi fa pensare di questo triangolo, ti levo un po' di roba da questo grafico se riesco a trovare la lista indicatori. No, no, l'ho persa in un altro schermo. A mio modo di vedere, quello che ti posso dire è questo: è una rottura di volatilità. Perché vedi, qui c'è questo triangolo: il mercato sale bruscamente torna indietro, poi risale addirittura con un quasi gap, quasi. Il sentiment non mi aveva assolutamente dato nessuna reazione. E allora io veramente, mettendo insieme queste cose che qui trovi viste come oscillatori, ma io ce l'ho anche come sistemi tecnici in Excel, ti scoccio se le faccio vedere, ma giusto per far No, vedere per carità. la mentalità con cui lavoro. No, Guarda, vado a avanti. prendere Penso una che io ti roba. ringrazio per condividere con noi e penso anche il pubblico, insomma, da casa, Mi qui, faccia pensare piacere, se negli no, istituti. dimentichi che le leviamo. Cioè, questo era quello che il mio sistema mi diceva per ieri. Da qualche giorno sto lavorando su delle formule di tipo previsionale e mi dava possibili stop sul DAX, ma soprattutto sull'America, forti stop loss sotto 2798 anticipati da un segnale, un'idea operativa di ribasso a 2805. Stop loss molto forti, 7139 anticipati a 7150, possibili stop loss sotto 26.000 anticipati o da un rialzo che poteva partire con segnali di ribasso. Questi segnali ce li avevo anche su un time frame più spostato sul settimanale e su un time frame più spostato sul mensile. E sul time frame mensile, sul time frame settimanale, sul time frame
giornaliero, sono molti più i segni rossi che altro. E dicevo ieri, fra me e me, dicevo, attenzione, stiamo attenti alla forza del dollaro. Infatti il dollaro è risalito molto, ha troncato, dato una legnata incredibile all'oro. La forza del dollaro ha portato anche acquisti e, fra l'altro, molti si domandano, per esempio, il discorso dell'oro. Non so se è una cosa che tu volevi affrontare. No, io sono curioso, se torni al file Excel di prima che hai Sì? mostrato, cioè quando tu praticamente questo lo elabori a inizio Ogni seduta? giorno. Alle 8 di mattina sulla chat Telegram dei miei abbonati e sul sito. Quindi lapidari.it se volete avere maggiori informazioni. Cioè io allora se io leggo forti stop loss su quelli che i livelli che tu hai indicato in questo file, significa che se, puntini, puntini, che significa? Cioè, se il mercato, Operativamente parlando, cosa fai tu di solito e chi segue va in quel sotto senso? 2798, si attiva, secondo il sistema previsionale, un alert di andare short. Con questo, parliamoci chiaro, questo è uno studio, è didattico e operativo. Non è che poi un trader dice, allora sai cosa c'è? Siccome Lapidare alle 8 di mattina mi dice che sotto 2798 possono partire gli short, io faccio una bella cosa. Così almeno faccio il trader che lavora 15 minuti al giorno e fa i soldi. Ci metto un pendente e poi vado al lavoro. Ci metto un pendente, ci metto un target e ci metto uno stop. Io ti potrei dire che pubblico queste cose perché vi ho fatto una statistica, sia pure limitata soltanto all'ultimo anno, che è del 79%. Cioè il 79% delle volte questi alert interpretano correttamente quello che il mercato fa dopo. Ma ciò non toglie che, come qualunque sistema tecnico, lasciano a me per primo, che non li uso in automatico, tutt'altro, la valutazione del da farsi. È un alert, lo prendi come tale. Oggi, per esempio, vedevo delle cose diverse e sono andato long di DAX stamattina, un'operazione anche abbastanza carina, perché secondo me questo ribasso delle borse, che ieri, e io sono perfettamente d'accordo anche con quello che ha detto Walter Angelini, è un po' la conferma di ciò che ho detto io prima. Esatto, L'America è andata a caccia di stop loss tecnici, in sostanza. secondo me ieri sono partiti degli stop perché? Perché al di là di tutto questo è un mercato che è vero che uno dice sì, ma ha rotto questo livello, ma sull'H1 non c'era assolutamente in questa fase. Andiamola a vedere su H4, potremmo avere qualche indicazione, magari diversa. Io nel frattempo ho messo il link del sito di Giovanni Lapidari nella chat, l'avete ricevuto tutti, quindi cliccate per il momento, cliccate e poi più tardi andate a vedere, insomma, quelli Sì, che poi sono stati. spieghiamo un attimo che cosa si potrebbe fare per i ragazzi del gruppo Traders. Quello che c'era sul Dow Jones, io prendo il Dow Jones perché è un listino industriale, a me in America in questo momento l'industria mi sembra. Allora, qui c'è una trend line di un mercato che sale. Se io prendo questa stessa trend line, la riduplico, dai, dove l'attacco? L'attacco a questo massimo? Ok, ma può avere un senso. Però che cosa notiamo? Notiamo che saliamo all'interno di un canale, questa è una cosa che io uso da una vita, più o meno, poi faccio sempre le stesse. Dai, attaccati qui, ok, bravo. Saliamo all'interno di un canale, ma dentro questo canale noi saliamo nella parte bassa, cioè i massimi ci sono, 26.140 è analogo al massimo fatto intorno al 23-24 febbraio. Però in realtà qui si va a cercare di uscire fuori, non si va a cercare di salire. Che poi, anche ulteriore conferma, io ce l'ho da questo robino qua, e ulteriore conferma, cioè dal fatto che i volumi hanno creato nelle ultime sedute una corrente, diciamo, di esplosione, mettiamola così. Ok, perfetto, va bene. Cioè, c'era secondo me l'avvisaglia che il mercato avesse bisogno di riprendere un po' fiato. Poi da qui a dire, benissimo, adesso si scende. No, per il momento questo è un mercato che ancora un ragionevole supporto, anzi, questo supporto dinamicamente ieri l'hanno visto, qualcuno l'ha visto, cioè ci sono poi degli eccessi di volatilità su cui il mercato è andato a lavorare.
Però di certo un Dow Jones che stava a 22.200 a fine anno e adesso è andato a 26, beh, un Dow Jones che si fa a 3.800 punti dall'inizio dell'anno, quindi un 15-16%, trovate voi la percentuale giusta, io non ho la possibilità di parlare e fare i conti con la macchinetta, mi sembra tanta roba, tanto infatti che andiamo a vedere le performance, perché io ce le ho. Comunque, negli studi che faccio, beh, insomma, nell'ultimo mese il Dow si è fatto il 4%. Agli ultimi 3 mesi, che non è compreso, è uno scarto a 2 mesi non ce l'ho, si è fatto il 2,5%, ma se andiamo a vedere, comunque, sono performance anche a un mese interessanti. Sì, Quindi ma è stato febbraio. un inizio che non si vedeva dagli anni 80 per gli indici, insomma, era qualcosa Esatto, da. febbraio un mese relativamente tranquillo, ma comunque un più 4%, un più 6% a casa nostra, con dei dati macro orribili, un 4,6% sull'Eurostoxx, un 3,8% sul DAX, un 5,5% sul Russell. Ma queste sono tutte indicazioni di trend molto, molto, molto forti. Al tempo stesso, Intanto sto vedendo Nunzio dice che tanto. ci sono caduti tutti. Io, se vuoi, ti faccio vedere la performance mia. Ieri mi è andata bene, saremmo stati fortunati. Ma detto questo, è un mercato che aveva avuto una forte salita a gennaio e che comunque, accumulato ancora di febbraio, sono performance che si portano a casa. Detto ciò, è chiaro che dobbiamo stare attenti perché eravamo arrivati a dei livelli di compressione di volatilità su base mensile molto forte, ma di espansione di volatilità nelle ultime sedute altrettanto forte, perché il DAX, che ancora in una volatilità bassa, ieri che era lunedì, venerdì e ieri ha fatto rispettivamente le sedute a maggiore volatilità delle ultime 10 sedute. Quindi c'è un mercato che si sta un po' riscaldando. Peraltro, il VIX non conferma ancora di avere voglia di salire, anche oggi la volatilità di Eurostoxx è sufficientemente bassa. Intanto c'è Carlo che ha scritto in gestazione trappola per tori su Wall Street. Potrebbe essere, in realtà ieri c'è stata una trappola per Tori, questo oggettivamente va detto. Poi, secondo me, dalla reazione che hanno i mercati, tipo quella che sto vedendo sul DAX, a mio modo di vedere è ancora presto per dire che lo short, anzi, se si guarda questo grafico, qui è partito un rimbalzo interessante. Poi non sempre siamo al monitor per poter tradare tutto quello che vediamo dopo, va detto anche questo. Però questa candela a 30 minuti è robusta, quantunque mi lascia molto perplesso perché non vedo ancora la mano primaria molto interessata a comprare e quindi mi sembra un mercato che forse oggi, non so che dati macro escono, Più Renato? tardi PMI e ISM. PMI Esatto. alle 15:45, secondo me alle 16 poi c'è l'ISM, quindi. Per quanto riguarda il petrolio, perché c'è una domanda anche Sì, di. saluto Cesarino, Mattia ha scritto alle 8 di mattina quando tu fai il report, non è ancora salito il caffè. E È poi la vero, io domanda di. intanto la prima cosa che faccio prima di. Se vado a prendere il crude in questo momento, di cui mi hanno chiesto Walter, qualche sì, cosa. giù il petrolio su H1 ci sono le tre medie, 21, 100, 200, tutte sotto il prezzo, lo vediamo? Guarda, io devo essere sincero, perderei tempo a mettere le medie. Io uso la 200, semplice. Potrei fare a meno di tutte le medie mobili, infatti come vedi non ce n'è manco una, ma la 200 la uso. Al di là del frattale del fritto misto che vedi qui sugli indicatori, vediamo se trovo Ok, ecco, qualcosa già di diverso. Togliamo l'indicatore, l'ATR, lasciamo sentiment e MACD. Qui secondo me su H1 il petrolio, a mio modo di vedere, è un'operatività DAX, secondo me ci è partito via, sì, ci sta, ok, partendo via. Secondo me è un'operatività ancora rialzista perché ha rotto la trend line con forza, ma era arrivato molto dall'alto a rompere, ci cioè è tornato sopra. Adesso secondo me il petrolio è a rialzo da 56 e 34. Fammi vedere oggi cosa vedevo per il petrolio. Rialzo sopra 56 e sopra 56,7 il sistema mi dice che possono partire delle ricoperture short, quindi gli shortisti che si devono chiudere.
Oggi il sistema mi dava petrolio e rame molto forti. E in effetti oggi il rame ancora su Infinox non ce l'abbiamo, ve lo vado a prendere su quest'altra piattaforma. Beh, insomma, oggi il rame rella, mi sembra che salga. Questo è il rame, questo è il petrolio, l'abbiamo già visto prima. Ma zitto zitto, tomo tomo, cacchio cacchio, diceva qualcuno, ma a me questi segnalini, chi si loda si imbroda, ma mi sembra che siano interessanti. Senti, dicevi per gli amici del gruppo Traders, Allora cosa... io la dico qua, se ci sono delle persone interessate ad abbonarsi a lapidari.it e a questi segnali per un periodo di 3 mesi, guarda, non l'avevo minimamente in mente, cioè una cosa che ti dico qui, 14:50 mi è venuta in mente ora. Se avete voglia di entrare, i primi 10 gli do uno sconto del 50%. Ho messo il link, mi raccomando, ho messo il link nella chat. Vi dico subito, volete abbonarvi per 3 mesi? 147 moltiplicato 3 fa 4,41, con 220 euro vi fate 3 mesi di lapidari.it e entrate nel mio mondo. Ho messo il link, accorrete, quindi dai, cliccate, Offerta valida cliccate. 24 ore da oggi, abbiamo fatto una marchetta eccezionale, torniamo sui mercati. Beh, dai, comunque è importante avere una lapidari dashboard e tutto quel materiale lavoro che c'è dietro, ragazzi, è notevole, No, beh, quindi a parte il fatto che bisogna mai prendere troppo sul è davvero... serio, però ricordiamoci anche che comunque ritengo che del valore in ciò che io dico ci sia. No, Mattia ha scritto: posso usare i buoni Amazon? Mattia lo chiediamo come il nostro. Mattia è Gliel'ha forte. fatto gli anni, Mattia, ha compiuto È gli anni, vero, mi sono Mattia, dimenticato di grande fargli gli Mattia. auguri. Auguri, Mattia. Non Efi dice: io dimenticatelo. aspetto il WTI 57,50 per shortarlo. Va bene se avete la vostra strategia? Assolutamente, assolutamente. Mi sembra una strategia corretta. Io devo Cosa? essere Volete dirmi sincero, vorrei pure? fare delle operazioni, mi prude un po' la manina, ma non trovo niente che mi piaccia particolarmente, perché c'è il DAX che sale, il FIB che scende, l'euro-dollaro Attenzione, che quando prude strano, la il manina è dollaro-yen strano. pericoloso. Forse si potrebbe shortare un po' dollaro-yen, allora in questo senso magari Wall Street oggi pomeriggio ci lascia qualche margine di andare a cercare qualche cosa sotto, però in questo momento le candele sono ancora relativamente forti, Attenzione, a me cioè quando secondo sento che me. prude la manina un trader mi fa paura. Attenzione, attenzione. Come? Io quando sento che un trader prude la manina fa paura. Dico, attenzione, attenzione. Infatti, cioè, poi se devi Assolutamente. commettere un errore o comunque non sai che cosa fare, scegli sempre la strada più vigliacca. Magari non fai grandi follower sul mondo dei social, ma farai un follower incredibile, quello più importante di tutti, che è il saldo del tuo conto. No, no, infatti, infatti. Cos'altro vogliamo vedere? Il gold o qualcos'altro, Giovanni? Beh, direi che il gold è interessante, perché il gold ha preso una legnata che io C'è il Bitcoin, se ti prude il dito, il Bitcoin in questo momento ha fatto un exploit al rialzo sopra i 3.800 dollari, proprio, sì, quindi c'è il perché Bitcoin. adesso stanno tornando degli acquisti su Ethereum. Ha E avuto una botta di vita improvvisa, è salito fino ai 3.800. Porastella, bisognava dare anche a lui un po' andiamo a prendere l'oro. Togliamo un po' di indicazioni. Oh, questo non mi interessa. Ok, questo togliamo. Ok, lasciamo. Oro, non da comprare. A mio modo di vedere, non da comprare l'oro, Renato, non te lo dico sinceramente. Su H1, giustamente. Non da comprare ancora su H4, l'unica cosa è molto vicino a dei minimi importanti che sicuramente si vedranno. Un acquisto anche strategico di oro interessante, a mio parere, potrebbe essere fra 1270 e 1265. Andiamo a vedere Ancora. se qualche livello interessante di oro, quindi su base mensile, oro 1200 62, 69, sì, qui c'è questo livello qui sotto, sinceramente sì, oro no, no, a mio modo di vedere no, non c'è ancora il pattern tecnico che mi interessa su oro. C'è Natalia che scrive: va bene se prude la mano sinistra, arrivano i soldi se la destra li deve spendere.
E poi EFI Gold 1280, buon punto per pensare di entrare lungo, ma non prima di venerdì, è ovvio. Concordo con Enfi, lascerei un attimo la parola Draghi, capire un attimo il dollaro, che cosa succede, eccetera, eccetera. Su oro, secondo me siamo su una zona importante, però a 1305, che è un prezzo pesante, dove c'è questo incrocio fra queste tre line, c'è una resistenza molto, molto robusta. A mio parere c'è questa botta di volumi sull'oro, questa candela, che è tanta roba. Allora andiamo a vedere dove ci può portare questa candela. Questa candela c'ha un estremo qua e un estremo qua. Quindi noi misurando questa candela così, non c'è un'operazione che mi interessa oggi, niente. Da un lato bisogna andare ad aspettarlo un po' più sotto, estendiamo questo livello da qua, 1265. Io se dovessi acquistare oro lo acquisterei in quelle zone. Gibit e poi GBP. sterlina dollaro, dice Walter, da vendere se torna 1,3145. Siamo 1,3121 in questo momento, c'è stato un Per bel oggi, per ribasso. oggi, 1,31 e 45 da vendere, se torna, che da risalta. vendere, ma anche no. Allora, se da un lato ha ragione, perché questa candela è brutta e quindi un rimbalzo su questa. Walter è molto bravo, ha delle osservazioni di grande competenza, a mio modo di vedere. Vediamo un po' la sterlina 1,31, ce l'ho su un altro file. Lo vado a prendere qua un attimo soltanto. Forex è un file ancora non come quell'altro. Sterlina dollaro 1,31,60. Segnati questo livello 1,31,50 o 1,31,60. Il 45 forse ancora è presto. Bravo, comunque, ottime. Ottime osservazioni, bella, bella visione, bella competenza, bella tracciatura di livelli. Attenzione che qui hanno visto un supporto, che era questo massimo precedente. Direi che sulla sterlina c'è tutto un discorso importante, coinvolgiamo anche un grande nemico di alcuni soggetti interessanti, il mondo social, che è Fibonacci. Beh, ha rotto sto Fibonacci, ci sta tornando sopra 1,31,54. Natalia, sei short. Se dovevi farla Da oggi, questa operazione 1,31,54. ti aveva fatto 1,31. Occhio, perché sul prezzo tondo ha visto il prezzo tondo, ha visto anche un massimo precedente. Se ti rimbalza, potresti probabilmente rischiare lo stop a pareggio. Se la tua visione è di lungo, può avere un senso. Ma hai bisogno di un dollaro relativamente ancora forte. E ricordati che stai lavorando su un cambio che è molto legato, non solo ai fondamentali tecnici, ma è legato anche alle notizie. E dall'Inghilterra Siamo nel arriva. pieno, siamo a marzo, siamo a marzo. Allora, nella chat adesso vi mando, mi raccomando, c'era il link per aderire alla promozione, il flash che ha lanciato qui a sorpresa Giovanni Lapidari. Vi metto anche il link. Facciamo una cosa, Renato, scrivete su info@lapidari.it e io e il mio staff vi rispondiamo. Info Chi può aiutare? chiocciolalapidari.it. Eccolo là, l'ho messo nella chat, prendete nota. Ho messo anche il link del webinar, il webinar che tiene ogni mercoledì, quindi domani ci sarà un nuovo webinar. Ho messo anche in questo caso il link nella chat. Chi sta seguendo la registrazione può scrivere all'email che ha detto prima Giovanni, info@lapidari.it, Mamma quanti anche per spese. avere il link per partecipare al webinar, insomma, o per aderire a quella che è la promozione Flash 24 ore, dovete sbrigarvi assolutamente. E, domani operatività? Come cosa Guarda, consiste io l'operatività? operatività. Io ieri ho fatto una buona giornata, ho approfittato della volatilità e mi sono piuttosto divertito. Ti faccio vedere la settimana come è andata, che è influenzata la settimana, che poi in realtà la settimana è, come si può dire, Appena cominciata. Siamo a martedì oggi, sì. ho perso con tutti questi, eccolo qua, settimana. Tacchete. Ok, guarda, nessun problema perché qui siamo alla luce del sole. Lunedì, ieri e un po' stamattina 380 euro. No, non mi lamento, non mi lamento. Sono tornato
Ho avuto un momento di drawdown a febbraio, ho perso l'1 e qualcosa per cento a febbraio, sono stato sotto rispetto alla performance massima del 2,5%, adesso sono tornato sopra i livelli del massimo assoluto, quindi ho recuperato una fase di drawdown perché non sapevo, non riuscivo a leggere molto il mercato, mi giravano le scatole per cose mie e non lavoravo molto sereno. Adesso ho ripreso il controllo, mi sono messo Perfetto, molto. Complimenti, complimenti, complimenti. Mi sono Giovanni, messo molto che ha a messo tutto studiare trasparente, quando potete posso. vedere quella che è la sua performance, l'ha fatto vedere anche qui il MyFixBook, il suo conto, insomma, quindi Sì, c'è il assolutamente. conto MyFixBook, si fa le cose alla luce del sole. Chiaramente Perfetto, allora. potrebbe. Beh, qui c'è un long su euro-dollaro, potrebbe essere interessante. Boh, guarda, mi apro un long su euro-dollaro. Chiaramente. Sì, lo apro di 0,30 perché comunque in termini di size sto lavorando 30.000 euro e quindi lavoro leva 1 a 1. Vediamo come butta. Va bene, Vediamo va come bene, va butta. bene, perfetto. Allora si chiude qui questa sessione di Trading Power. Chi ha visto la registrazione nella descrizione del video trova il link per partecipare al live, per aprire un conto demo reale con Infinox e quindi avere anche usufruire delle promozioni legate a Lapidari insieme a Infinox. Io ringrazio chi ha seguito la diretta, la registrazione. Grazie enorme a Giovanni. Grazie Giovanni. Grazie a te, se sono stato un po' improvvisato, perdonatemi, ma a volte le cose No, vengono un no, no, po'. per me sei stato perfetto, assolutamente. Quindi, assolutamente. Saluto Natalia, Walter che stanno scrivendo nella chat. Ci vediamo domani ancora con Trading Power, con Giovanni ovviamente mercoledì prossimo. Domani, mercoledì, c'è anche il webinar registratevi a quello di sempre Giovanni Lapidari. Ciao Giovanni, a presto, Arrivederci a tutti, arrivederci. buona serata e buon trading.